Quando guardiamo il viso di una persona, cosa ci colpisce di più? Il sorriso. La bocca e i denti sono sempre al centro dell'attenzione. Avere un bel sorriso con denti bianchi ci dà più sicurezza e una bella iniezione di autostima, che fa tanto bene. I miei denti erano più bianchi tempo fa, ma perché? I denti non restano bianchi, tendono a ingiallire nel tempo. Lo smalto dei denti è naturalmente bianco, più o meno, ma con il passare del tempo lo strato esterno di smalto si assottiglia e scopre lo strato sottostante, che si chiama dentina. La dentina è fatta di materiale poroso di colore giallognolo. Inevitabilmente, con l'età e a causa di alcune cattive abitudini, emerge la dentina, che colora il nostro sorriso di giallo. Alcuni comportamenti sono dannosi per il bianco del sorriso. Bisogna sapere quali sono, così possiamo migliorare la situazione. Vediamo le 6 cattive abitudini ammazza sorriso, che fanno venire i denti gialli, quindi evitiamole. 1. Colluttorio. Usarlo troppo spesso, soprattutto se contiene sostanze disinfettanti chimiche come triclosan. 2. Frutta acida. Contiene acido citrico, quindi meglio sciacquare la bocca dopo mangiato. 3. Caffè. Il colore scuro del caffè macchia lo smalto e lo rende giallo. 4. Vino rosso. Contiene tannini, sostanze coloranti che si fissano allo smalto. 5. Spazzolare i denti con troppo vigore. Troppa energia nello spazzolino danneggia lo strato di smalto. 6. Dimenticare di lavarsi i denti. Anche fuori casa ricordiamoci di pulire i denti, basta organizzarsi con uno spazzolino da viaggio e un dentifricio monodose, comodissimi. Eh sì, in effetti non ci sono scuse. Fai le cose giuste, evita quelle sbagliate e il tuo sorriso sarà più bianco. A noi non serve assicurare il sorriso come Julia Roberts, ma ridere e sorridere da sempre genera fascino e attira le persone. Quindi buon sorriso bianco a tutti! In descrizione trovi il link ai miei libri ed ebook su bellezza olistica e salute naturale. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividimi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!